Uomini e donne, anticipazioni riprese un grado aprile, lascia lo studio per colpa di Gemma. Le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne di questo sabato primo grado aprile rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena in studio. Spazio in primis alle vicende di Lavinia che, dopo 7 mesi, ha comunicato la sua scelta finale in studio tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Momenti di tensione, invece, per Tina Cipollari, l'opinionista del talk show Mediaset si è ritrovata a lasciare lo studio per colpa della sua nemica Gemma. Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove riprese di Uomini e donne di questo sabato primo grado aprile rivelano che Tina ha perso le staffe nel momento in cui il pubblico si è schierato dalla parte di Gemma. Questa volta, di fronte agli attacchi dell'opinionista nei confronti della dama torinese. Gli spettatori presenti in trasmissione hanno applaudito a favore di Gemma. La reazione di Tina non è stata delle migliori, l'opinionista del talk show si è scagliata contro la decisione del pubblico e a quel punto, ha scelto di abbandonare le riprese della puntata, recandosi dietro le quinte dello show. E poi ancora, le anticipazioni delle riprese di questa settimana rivelano che si è parlato anche delle vicende di Riccardo Guarnieri, il cavaliere. Infatti, si era ritrovato al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con Valentina. Una nuova dama che aveva fatto il suo ingresso in studio per conoscerlo meglio. Alla fine, però, l'esito finale di questa frequentazione è stato disastroso, i due hanno comunicato la decisione di voler chiudere la conoscenza e non sono mancate le polemiche in studio al riguardo. Valentina ha ammesso che questa decisione è stata maturata dopo l'assenza di un reale interesse nei suoi confronti da parte di Riccardo. Cosa che l'ha spinta a chiudere questo percorso. In studio, non sono mancate le critiche nei confronti del cavaliere, attaccato dagli opinionisti perché avrebbe trattenuto inutilmente Valentina in trasmissione. E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne dell'un grado aprile. Rivelano che c'è stato spazio anche per la scelta finale della tronista Lavinia Mauro. Dopo ben 7 mesi di permanenza in trasmissione, ecco che la tronista ha coronato il suo sogno d'amore in maniera definitiva. Lavinia si è dichiarata da Alessio Corvino che, commosso, non ha fatto altro che dire sì alla giovane tronista. Pronto a viversi questa storia d'amore fuori dal programma.